Lorenzo Tubertini, coach dell'Emma Villas, una vita legata alla pallavolo che per uno nato comunque a Modena è una cosa quasi naturale. Come è nato questo legame? Per caso, un giorno andai con mio zio che faceva segna punti in una polisportiva di paese, mi accompagnò a vedere una partita da Panini, la quale c'era Velasco che allenava e insomma, una volta entrato al Palapanini, in quel tutto esaurito, in quel finale scudetto, rimasi folgorato dall'ambiente e da lì insomma, mi fissai quell'immagine come obiettivo da raggiungere. E da lì, insomma, a 16 anni ho cominciato subito ad allenare, 19 in Serie A per l'assistente, e da allora la pallavolo fa parte della mia vita nella quotidianità più totale. Comunque una lunghissima carriera nella massima serie e adesso la scelta di venire ad abbracciare il progetto Emma Villas. Che cosa ti ha spinto a fare questa scelta? Ma sono percorsi, ogni tempo ha la sua storia, in questo periodo storico che mi ha portato ad essere il primo allenatore partendo da Modena, no? Diciamo, da ogni punto d'arrivo, per me è stato un punto di partenza, da lì insomma numerose diverse società di Superlega e mi hanno dato la possibilità di lavorare, poi sono sceso in A2 e oggi Siena mi ha contattato e io ho ritenuto una grandissima opportunità per portare avanti il mio percorso e la mia carriera professionale in questo magnifico sport. Una squadra comunque molto giovane, che ha dei grandissimi margini di crescita. Che obiettivi si dà l'Emma Villas quest'anno? Ma sono obiettivi molto concreti, tangibili, raggiungibili. È una squadra che sulla carta diciamo non la favorita, quindi ha ragazzi che sono tutti predisposti al duro lavoro e al sacrificio quotidiano per cercare di alzare il proprio, no, a livello personale, la propria asticella, per cercare comunque di stare in questo campionato da protagonisti. È un campionato abbordabile. È un campionato che permette, no? Flessibilità di rendimento all'interno della sua stagione, non è come la Superlega che con tutti questi stranieri a volte certi livelli sono proprio difficili da raggiungere. Il livello degli italiani è abbastanza equo, quindi secondo me con il buon lavoro e la giusta sintonia tra tutti i vari reparti si può raggiungere degli ottimi livelli. Quindi penso che Emma Villas quest'anno abbia un po' più impostato la stagione la costruzione di un gruppo giovane e laborioso. A questo punto sono quasi 3 settimane circa dall'inizio della preparazione. Ci saranno dei test match importanti, tra l'altro contro Modena, contro la nazionale Under 23. Come sta lavorando la squadra in vista di questi primi obiettivi, ma poi anche dell'inizio di un campionato che è previsto ad ottobre? Ma è un lavoro che è abbastanza in linea, diciamo, con questo periodo del campionato e tutte le altre squadre che ne fanno parte. Io personalmente ho chiesto a Omar, il preparatore, di mettere nella condizione, diciamo, i ragazzi di cominciare a fare pallavolo quasi da subito, a differenza di poter aspettare quelle canoniche 2 o 3 settimane per cominciare a fare un lavoro discreto in palestra. Quindi da subito io ho voluto portare dentro concetti di gioco e struttura di gioco e quindi oggi mi trovo alla terza settimana di lavoro con insomma, già discreti dati da poter elaborare, quindi affrontare già la prima amichevole con delle idee, delle strutture già in fase avanzata. L'idea è questa, quella di giocare molto, di raccogliere molti dati, arrivare alla prima di campionato con delle certezze su quello che è il nostro stato grado. Comunque Siena era già un po' nel tuo destino. Io se non la conosco già da tanti anni e sono molto felice, ecco, di essere qui perché è una società che racchiude in sé comunque una grande ambizione, è un palazzetto, una struttura che al suo interno, insomma, una storia nel basket è nota e sarebbe bello fare germogliare anche la pallavolo in questo meraviglioso, diciamo, palazzetto, anche se ha i suoi anni sulle spalle, però io penso che è una città che ha veramente tanta, tanta ambizione, è una città meravigliosa, una città che ospita persone molto legate allo sport, e con grande cultura sportiva, e forse basta anche poco per far nascere la passione nella città e quindi l'obiettivo
l'obiettivo anche un po' quello, no? Cercare di raggiungere risultati per coinvolgere la gente, cercare allo stesso tempo anche di creare uno stile e di gioco che faccia divertire, che faccia coinvolgere, diciamo, gli appassionati e non solo, quindi sempre di più, adesso che magari cominciano ad aprire queste benedette porte ai palazzetti e agli impianti sportivi, per respirare nuovamente anche il rumore dei tifosi che vengono a vedere questo sport. Grazie mille. Grazie a voi.